Buongiorno a tutte, secondo Get Ready With Me, credo che in questo video mi vedrete peggio dell'altra volta. Siamo a dicembre, credo che lo stress sia un po' generalizzato, un po' per i regali di Natale, soprattutto per chi lavora come me. Tanto più questo mese avrò compleanno, Santa Lucia, eppure Natale per quanto riguarda la mia bambina, parenti, noi, eccetera, per cui insomma. È sempre una corsa. Allora, innanzitutto vi voglio mostrare i prodotti che ho già steso perché l'altra volta me l'avete chiesto. Ve li ho solo nominati, ma non ve li ho mostrati. Ossia, contorno occhi, questo che è della linea Retinol Bio Plus o Plus, che dir si voglia, di Bottega Verde. Ne sto utilizzando un po' random perché ne ho parecchi, alcuni mi sono stati inviati, altri li ho comprati io, per cui ne ho due o tre di aperti. In questo caso ho steso lui che mi piace, si asciuga immediatamente, è idratante, però ecco, se aiuti le mie rughette, se abbia diciamo questo effetto collagene, come dice, non ve lo so dire perché insomma lo sto usando veramente da pochissimo. Per quanto riguarda il siero, lui, il mio amatissimo Advanced Night Repair di Estée Lauder, che sto centellinando perché non so se lo vedrete mai in videocamera, è praticamente terminato, ma ho già il sostituto. E come invece crema per il viso, ho usato questa della linea Capture Total, la Dream Skin di Dior, che mi ha vivamente consigliato la commessa in una profumeria, nella profumeria Limoni, ve la nomino anche, nella quale insomma mi trovo veramente molto bene, perché stavamo parlando di problemi di pelle. Tra l'altro anche lei soffre di pelle grassa, insomma mi ha detto trovarsi benissimo con lei, per cui prima di investire diciamo in questo prodotto, perché non è assolutamente low cost, mi ha dato la possibilità di usare e provare questo campioncino. L'ho usato oggi per la prima volta, è una cremina che è colorata, una volta che voi la stendete, non so se si capisce in videocamera, è proprio ro rosa, rosa porcellino l'ho chiamata, però quando voi la andate a massaggiare alla fine diventa assolutamente trasparente, credo che lo vediate, lascia il viso bello morbido, mi sembra idratato. Poi ecco, se una volta steso anche il trucco eccetera verrà fuori il mio solito problema di pelle grassa, ve lo saprò dire perché anche lei la sto usando adesso per la prima volta. Dunque, altra novità, cosa vi faccio vedere? Ah sì, ho acquistato, adesso le sto tenendo qua dentro. Sono stata da Sephora all'incirca una decina di giorni fa, su per giù, e ho voluto provare ad acquistare queste, sono le mini blender praticamente, queste spugnette famosissime che insomma credo che tutte conosciate. Io ho voluto prendere quelle mini non tanto per la mia mania di mini taglie, ma bensì perché mi avevano consigliato di stendere il correttore con la spugnetta. Io non mi trovo benissimo con le classiche tonde, quadrate, eccetera. Quando ho visto questa, non lo so, mi ha attratto, ovviamente perché era piccola, ma tanto più perché ne ho sentito parlare da tutti di questa famosissima Beauty Blender, per cui insomma ho voluto prendere quelle piccole. Poi, altra cosa che volevo farvi vedere, non me la ricordo più. Ah sì, userò dei prodottini differenti dal video scorso, tranne per la Naked Basic dove attingerò solamente un colore, ma dopo ne parleremo. E tada, finalmente vi faccio vedere all'opera, e ve l'avevo promesso, questo prodotto della Bottega Verde, ossia la base lisciante rimpolpante che vi feci vedere, credo in una haul proprio di questo brand, che è la base trucco levigante riempitiva. Giusto per farvi vedere, io lo sto usando dal giorno in cui vi feci la haul, credo sia passato un mese, e vediamo già il fondo. È un prodotto che secondo me finisce abbastanza velocemente perché insomma io ne stendo, non ne metto poco, soprattutto dove ho certe rughe tipo questa d'espressione, però insomma mi piace. Fate conto che ha la stessa consistenza, scusatemi, sarò ancora più orrenda, ma insomma mi metto il cerchietto perché non sopporto i capelli in faccia. Comunque è come stendere un burro, questa è la consistenza, spero che stia mettendo a fuoco un burro, sì, non so come altro spiegarvi. Comunque lo metto sempre in maggior quantità qua, credo che si veda, comunque una ruga di espressione bella evidente. Comunque qua
lo tampono, ma non lo tiro più di tanto perché voglio proprio che riempia. E dopo vado un pochino a stenderlo in maniera random, così bene meglio sul viso, giusto da dare proprio una base lisciante. Ecco, fate conto che non so se avete mai usato la base, quella della Sephora. Ecco, Super Giù è la stessa cosa, solo che quella ovviamente non era riempitiva quanto questa, infatti questa è un pochino più corposa. E adesso ne metto ancora qua perché io sono proprio fissata con questa ruga che proprio odio e proprio non riesco a non mi piace vedermi questa ruga d'espressione, per cui ecco il mio diciamo che il test di questa cremina l'ho fatta proprio su di lei. Devo dire che insomma mi sembra che riempia, non è assolutamente male, per cui se anche voi avete la possibilità di avere ogni tanto degli sconti sul make-up, prodotti viso, eccetera, io vi direi di provarla, perché non è male assolutamente. Allora, poi come base invece per gli occhi, allora innanzitutto prendiamo il correttore, cancella età, questa volta non uso. Ve lo faccio vedere, me lo sono preparata qua perché mi avete bacchettata, ma perché stupidamente io non vi ho detto che sapevo che questa base, la Love Stage e la Essence, essere un primer per gli occhi, ma ve l'ho spacciato come correttore, ma nel senso io mi trovo meglio come correttore che come primer. Invece questa volta uso un correttore vero e proprio, ossia cancella età, appunto, che vado a mettere, a stendere proprio nelle occhiaie, ovviamente. Poi lo metto qua dove ho dei bellissimi brufolini, delle macchiettine, perché come vi ripeto, in questo momento ho la pelle proprio bella stressata. Vabbè, ovviamente ne risente e vabbè, andiamo ad aiutarci. Per fortuna che hanno inventato i correttori. Prendiamo questa mini mini spugnettina, cioè proprio sembra un campione, e vado semplicemente a tamponare, non tiro. Non lo tiro assolutamente perché voglio che, insomma, copra il più possibile e non voglio che mi porti via il prodotto. So che la punta sarebbe adatta, eccola qua, per andare nell'incavo appunto qui dell'occhio, però io mi trovo bene anche con la parte più tonda, più cicciottella e utilizzo lei. Alcune di voi mi avevano consigliato anche di truccare prima gli occhi e dopo fare la base viso, però ragazze io sono abituata così non, e questo me l'hanno consigliato giustamente perché a volte tipo degli ombretti polverosi possono sporcare il viso e quant'altro, ma sinceramente vado di Cotton Fioc o altro e non. Cioè, non c'è nessun problema, ma è proprio una questione di abitudine, ecco. Come mi hanno sempre consigliato quando vado a stendere un rossetto, diciamo il galateo, chiamiamolo così, del truccatore sarebbe prima contornare la bocca con la matita e dopo andare a stendere il rossetto. Io faccio il contrario, prima metto il rossetto, dopo metto la matita, ma è proprio una questione di abitudine, ecco. Ok, non so in videocamera come si vedrà, ma qua sembra tutto ben coperto. Poi vado di base di primer, ecco, occhi. Io sto usando questo di H&M che vi avevo già fatto vedere e mi piace tantissimo. Non ha nulla che invidiare con i primer di brand che ho usato io fino adesso. Tiene benissimo l'ombretto tutto il giorno, si asciuga immediatamente, bisogna essere abbastanza veloci a stenderlo perché è abbastanza aggrappante, si può dire, come prodotto, però bello, proprio bello. Ha un, adesso ve lo faccio vedere, leggermente colorato, per cui illumina anche l'occhio. Non so in videocamera come lo vedrete, comunque questo è il colore. Spero sempre che metta fuoco. È leggermente rosato e vi ripeto, bisogna essere proprio veloci, veloci a stenderlo perché si asciuga subito e si fissa in un batter d'occhio. Credo che ci sia un'unica colorazione, però mi piace veramente tanto. È un altro prodotto che ho preso di H&M Beauty che mi sta veramente lasciando a bocca aperta perché non avrei mai scommesso
qualità su null'altro che fossero i classici blush, che sapete benissimo che io amo, ancora da quando li facevano col packaging, quello vecchio, insomma, dell'anno scorso. Dopo aver steso il primer di H&M anche nell'altro occhio, vado a prendere, e questa la utilizzo sempre, è la mia preferita, non cambio anzi dal primo Get Ready, il mio fondotinta in polvere di Chanel Vita Lumière in polvere, appunto, che amo la follia, e lo stendo con questo pennello di Real Technique, questo qua, non so cosa, eccolo qua, il multi, non mi ricordo il nome perché costano tantissimo, ma la qualità delle scritte sul manico non è un granché, come potete vedere. Non l'ho usato moltissimo da quando l'ho acquistato al Cosmo Prof. Setole fantastiche, non c'è nulla da dire, però insomma non mi avrebbe dato fastidio che le scritte durassero tanto quanto. Comunque va bene. E nulla, vado a prelevare ovviamente il mio fondotinta, sbatto sempre l'eccesso e lo vado a stendere con movimenti circolari come vi dissi l'altra volta. Andiamo di ombretti e matite. Dunque, ho scelto palettina di H&M, che mi piace tanto, è molto polverosa, ve lo dico già, però vi faccio capire quanto io l'abbia utilizzata. La cialda più chiara addirittura ha già il buco, cioè non dico nulla, io quando mi innamoro di una palettina o di un prodotto lo finisco in un batter d'occhio, lo so, faccio così anche per altre cose, per cui me lo immaginavo. E invece come palettina, diciamo da contouring, uso la mia adorata, che ho rispolverato, ho ritrovato casualmente sistemando il mio cassetto, la Naked della Urban Decay, ma va, la Naked Flushed, volevo dirvi, e la mia, per la precisione, è cioè la strip, non so se c'è una numerazione, mi sembra che sia la strip, non lo so, ce ne sono due o tre differenti, comunque è fatta così, anche lei bella utilizzata. Il bronzer lo sto usando da pochissimo perché sto facendo il contouring, me l'avete consigliato voi, lo snobbavo, io andavo di blush a go-go, vi ricordate nel video precedente, invece no, come vedete seguo i vostri consigli e faccio un po' di contouring. E allora, prima di passare al contouring, appunto, base per gli occhi. Allora, andiamo appunto a scavare ulteriormente questa cialdina della palettina di H&M. Uso il mio amato pennello della Essence, questo è l'Eye Blender, quello più lungo appunto per la sfumatura. Prendo un po' di prodotto, vado sempre a sbattere l'eccesso e lo metto su tutto l'occhio, proprio come base chiara. Voilà, faccio la stessa cosa dall'altra parte. Per stendere l'ombretto, cosa uso? Che pennellino uso? Ho quelli sbagliati, tra l'altro, sotto mano. Comunque va bene. Usiamo sempre uno di H&M, il Crease Blending Brush, che forse vi ho fatto vedere anche nell'altro video. Se l'ho bocciato, lo riboccio ulteriormente e vi faccio vedere com'è dopo alcuni utilizzi. È tutto spennacchiato, l'ho lavato, ho provato ovviamente a lasciarlo bagnato, tra virgolette pettinato, perché una volta che lavo i pennelli cerco sempre di portarli tra virgolette in forma, ma una volta asciutto le setole, come vedete, si stanno aprendo ulteriormente a ventaglio, per cui no, non mi piace per nulla, tra l'altro uno di quelli che costicchia perché è in setole naturali. Comunque va bene, come dico sempre, non va bene. E cosa prendiamo? Direi questo verdone qua, quello più scuro, questo. Dopo aver steso il colore su tutti e due gli occhi, vado a riprendere il colore più chiaro dalla palettina e lo stendo nuovamente sull'arcata sopraccigliare e lo sfumo un pochino con il verde. Poi adesso cosa faccio? Riprendo il pennello che avevo usato per stendere l'ombretto verde, questo qua scuro. Prendo un pochino di marrone, questo, proprio do una leggera
lo poggio leggermente sul marrone e lo stendo nella piega dell'occhio. Anche troppo poco, lo vado a riprendere perché questo invece colora pochino. Non che si veda tanto, ma non lo so, dà quella leggera ombreggiatura che mi piace. Stessa cosa dall'altra parte, proprio vado nella piega. Spero che possiate capire. E sfumo pian pianino con il verde. Però ovviamente stando nella parte alta dell'occhio. Mi piace tantissimo il colore che si va a creare mischiando appunto questo verdone e questo marrone terra, è proprio un color terra. E basta, cosa vado a fare adesso? Prendo la matita verde, questa che anche lei vi avevo fatto vedere quando l'avevo comprata da Bottega Verde. Questa è la matita occhi intensa con cera d'api e vitamina E. Molto bella, morbida lamina, come vale anche per la stessa matita ne nera, perché avevo preso sia il nero che il verde. La stendo nella parte sotto. Stesso discorso che vi feci nell'altro video, però se non erro avevo utilizzato appunto il nero. Questa volta vado col verde, visto che ho usato gli ombretti verdi. Cerco di stare abbastanza all'esterno, non vado proprio nella rima interna dell'occhio per cercare insomma di tenerlo. Dare l'effetto occhio aperto, occhio grande, sveglio, non so come lo definite voi, però cerco di stare proprio sotto. Questa matita, tra l'altro, non ha neanche bisogno di essere sfumata perché nell'arco della giornata non tende a scendere, non tende a sbavare, per cui promossa doppiamente. Sopra invece vado di mascara. Non posso che non rimostrarvi il Essence Lash Princess, questo con l'abitino verde, come chiamo io, perché non c'è nulla da dire né da aggiungere, è il mio preferito in questo periodo, però dopo ve ne faccio vedere uno nuovo. Andiamo col mascara. Ok, vi faccio vedere la differenza come l'altra volta, occhio con il mascara e occhio senza. Questa volta l'ho steso anche nella parte sotto. Spero che vi insomma, rendiate conto dell'effetto meraviglioso che dà, cioè bellissimo. Però cosa vado ad aggiungere? Ho comprato da Kiko questi due top coat, uno il top coat allungante, questo verde che all'interno ha, da quello che dicono, anche delle, come si chiamano, delle fibre sintetiche. E l'altro, questo viola che io utilizzai anni e anni or sono, sempre top coat, però volumizzante. Non lo so, quando sono tornata da Kiko pochi giorni fa, l'ho detto anche alla commessa che sinceramente io non è che veda queste differenze stendendo questi top coat sulle mie ciglia. Tanto più da questo mi sarei aspettata un effetto wow avendo le fibre sintetiche all'interno. Comunque vi faccio vedere, questo insomma è l'occhio con il mascara della Essence normale, normale, steso senza nulla, e adesso vediamolo con il top coat appunto di Kiko, che dovete mettere quando avete il mascara ancora bagnato, non a mascara secco. Questo è quello che mi hanno consigliato. Attenzione a non accecarvi perché ha, come potete vedere, questa pallina enorme. A me è successo una volta e me lo ricordo ancora. Io vado proprio a girarla intorno le ciglia, cioè proprio parto dalla base e lo giro fino su, ma sinceramente queste fibre sintetiche che dovrebbero infoltire, dovrebbero fare insomma, un effetto diciamo di ciglia finte, come mi hanno detto, non lo vedo proprio, però boh. Mi sembra di ripassare il mascara precedente. Non vedo nulla di più, nulla di meno. Lo faccio solo sulle ciglia sopra. Boh. Ditemi voi se qualcuna lo usa, se vede questa differenza. Secondo me non servono una cippa lippa, come vi dico sempre.
Boh, adesso non ne metto altro perché ne ho steso veramente. Vedete differenza con, non so, il passaggio precedente? Io no. Ora vado a finire l'altro occhio. Ok, questo è l'effetto finale di tutti e due gli occhi. Ovviamente ho passato anche qui il top coat, questo qua verde di Kiko. Boh, vi ripeto, a me sembra la stessa identica cosa, ma guardate che ciglia spaziali per quanto mi riguarda fa invece quello di Essence, cioè, boh, fantastico. Terminando il viso, utilizziamo la Naked Flushed che vi ho detto prima. Allora, vado a prendere la terra e uso per fare il contouring un pennello di Mario Giussani che assomigliano tantissimo a quelli della Real Technique. Questo è Terra e Fard. Vi faccio vedere la differenza, tornando al discorso delle scrittine che ci sono sul manico. Lui è più vecchio perché l'avevo acquistato al mare ed è integro, non se n'è rovinata neanche una dopo averlo lavato molto di più rispetto a quello della Real Technique. Chiudo parentesi. Questa terra è super iper pigmentata, le prime volte macchia, cioè non vi dico i disastri. Adesso ho imparato, vado semplicemente a fare così, proprio lo poggio, elimino sempre l'eccesso, viso a pesce come dico io e vado a stenderlo su. Sotto gli zigomi. Passo al blush, uso sempre la rimanenza di questa palettina, poverino, e vado a prendere questo, sì, della Real Technique, il Stippling Brush, questo che è un classico pennello duo fibre, ma che non uso per il fondotinta, ma per il blush perché mi piace moltissimo. Vado di punta, poco perché è super scrivente questa palettina. E stendo il blush sulle gotine. Con il viso ho terminato, vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto da H&M, ma mirati. Ho preso due paia di orecchini, questi neri con le nappine che vi feci già vedere in Bordeaux l'anno scorso in una haul, tra l'altro presi in saldo, e bianchi. Credo che siano solo questi colori che ha creato H&M, i Bordeaux, i neri e i bianchi. Non lo so, fatemi sapere se ce n'è un altro perché vado a prendere anche quello perché lo amo. È un orecchino versatilissimo, ovviamente vi devono piacere quelli pendenti, non il classico punto luce, però sono leggerissimi. In più, li ho pensati da abbinare a questa giacchina. Non so se. Si vedrà in videocamera perché io adesso vedo completamente una macchia nera, però è tutta piena di nappine a vari strati, addirittura qua sulle maniche, è bellissima e mi piaceva appunto da abbinare insieme a questi orecchini che fortunatamente ho trovato da H&M perché so essere andati sold out in parecchi store. Cosa dite? Non metterò nessun altro accessorio perché insomma sono già abbastanza importanti di loro e nulla, io li amo alla follia. Come altri accessori, braccialettini piccolini, fini, nulla di che, e basta. Ecco, toglierò ovviamente questo cerchietto orrido. Cerco di darmi una sistemata, magari dandomi una spruzzata di lacca, perché vi ripeto, forse per me andrei direttamente dentro la doccia dopo neanche 24 ore di lavaggio capelli. No, faccio una pazzia. Metterò anche il rossetto questa volta, dopo mi direte voi se è meglio questo, diciamo, outfit a metà, perché alla fine sotto non mi potete vedere. Comunque ho un pantalone nero e una ballerina nera con un fiocchettino. Se era meglio senza il rossetto così o con il rossetto. Adesso lo vado a prendere direttamente dalla mia borsa, la mia pochette trucco, dove ho inserito i miei rossetti del momento perché non ci crederete, ma sto in fissa anche io con i rossetti, nonostante non ne indossi spessissimo nei video. Ma insomma, se mi seguite anche su Instagram, vedrete che spesso e volentieri ne ho e anche di belli colorati. Dunque, Marc Jacobs, che vi ho fatto vedere anche lui in una haul di Sephora. Una novità, questa di Bottega Verde, che non è rosso, ma è un marrone. Eccolo qua, è morbidissimo. Questo è il. Oh. Guardavo se mi diceva qualcosa. Si chiama Toffee. Comunque sembra un burro addirittura. È ovviamente però è colorato. È morbidissimo.
E dopo non posso che non avere il mio super amato top nella classifica dei miei rossetti preferiti, questo qui di Kiko, che sapete che adoro, è lo 02, è il mio preferito. Ho comprato anche un dupe della nuova collezione di Kiko, ve lo farò vedere, non so se in un video che ho già postato o che metterò dopo. Perché lo amo, è andato sold out, so perché ho chiesto anche alle commesse delle Kiko che ci sono qua se ne erano rimasti, ma tutti tranne lo 02 che mi hanno detto essere stato il più venduto. Comunque, bando alle ciance, scelgo lui, tanto per cambiare. Andando, seguendo il galateo del trucco, stendo, al contrario di quello che faccio solitamente, prima la matita. Matita stesa, aiuto. Andiamo a riempire con il rossetto. Ecco qua, questo è l'effetto finale con rossetto e matita. Non lo so, magari non da pomeriggio perché adesso siamo sono le 3:30 del pomeriggio per la precisione. Non lo so, ditemi voi, outfit, trucco con o senza il rossetto? Fatemelo sapere, come sempre, insomma, se anche il video vi è piaciuto, se volete che ne faccio degli altri, e basta, insomma, spero di avervi tenuto compagnia, se vi va di iscrivervi fatelo, a me farebbe sempre piacere per non perdervi anche i prossimi video. Guardate sempre la info box, mi trovate anche su Instagram, sotto la fashion. Un bacione grandissimo e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!